ad interessarci di questa materia e ad avere professionalmente, ad essere i tecnici più qualificati per progettare in materia forestale. Questo è un motivo, diciamo, di soddisfazione, perché oltretutto questo testo è indirizzato oltre che a tecnici, oltre che a, ad amministratori, oltre che a operatori in ambito idraulico forestale, è indirizzato anche a chi fa volontariato. Quindi tenete presente che lo stiamo promuovendo nelle, negli istituti superiori, lo stiamo promuovendo nelle, negli istituti agrari, nelle, negli istituti per geometra, per far capire perché bisogna, bisogna utilizzare queste, queste tecniche rispetto ad altre a maggiore impatto ambientale. Io ovviamente di fronte a dei colleghi non entro nel dettaglio della, dei vantaggi dell'ingegneria del rischio, perché sarebbe un po' offensivo a, nei vostri confronti, perché effettivamente è una materia interessante, oltretutto l'uso dell'impiego di materiale vegetale, l'impiego di materiale verde, una cosa che oggi, diciamo, va molto, ma va molto non perché è una moda, perché è una cosa che si è sempre fatta, però oggi se ne parla molto di più, perché oggi le problematiche ambientali sono molto più attenzionate rispetto al passato. Allora quindi fare questa, diciamo, progettare questo, questo testo e proporlo ai, agli amministratori principalmente, ci pone nella condizione di far capire quali sono i vantaggi della, dell'ingegneria naturalistica rispetto, rispetto ad altri. L'uso di materiale vegetale e l'impiego di materiale vivo ci consente diciamo, di realizzare delle, delle opere che hanno, hanno una, diciamo, sono belle anche dal punto di vista di sicuro. Noi l'ultimo cantiere, non a caso, non lo troverete nemmeno in foto, gli ultimi due cantieri, ne abbiamo fatto una a Caserta Vecchia, proprio sotto alla, alla torre di Caserta Vecchia, perché essendo un posto molto frequentato abbiamo messo il cartello, abbiamo realizzato delle panificate, abbiamo realizzato delle grate vive, e un altro cantiere lo abbiamo fatto al, al Monte San, San Nicola di Pietramaidano, dove c'è un sito archeologico importante che è stato scoperto da poco, e abbiamo realizzato tutto il percorso per arrivare sopra con queste opere che scelta di mantenere le fasce tagliafuoco. Finché c'erano le popolazioni rurali sul posto e vivevano la montagna, ovviamente era molto più il territorio rurale era molto più mantenuto. Da quando non c'è più tutto questo interesse economico, le risorse è necessario che le risorse pubbliche vanno indirizzate verso l'impiego di maestranze forestali sul territorio, e poi anche in questo caso tutto un ragionamento di come sono utilizzati, di quanto lavorano, dell'interesse che hanno a pulire, eccetera. Comunque il nostro territorio è assolutamente abbandonato. Quindi far capire questo, far capire che la presenza delle la presenza dei forestali sul territorio per la manutenzione, per la realizzazione di opere, per la legittimazione delle acque, di opere per la, per il contenimento delle, delle, il contenimento delle, diciamo, delle pine, hanno, portano a quel risultato della mitigazione del, del rischio, che è assolutamente indicato per agroforestale, in modo da, diciamo, da consentire l'intervento del territorio, una manutenzione che sicuramente, una manutenzione e una presenza che sicuramente può portare anche un po' alle prossime generazioni, consegnare un territorio un po' meno rovinato di quello che è. Vi ringrazio per l'attenzione. Se volete farmi qualche domanda sono a vostra disposizione.